Buonasera, buonasera e bentornati su TCS Tre Costa Smeralda il Magazine. C'è chi è ancora in vacanza e chi invece sta già attraversando, passeggiando le strade di Cagliari, ma non solo, della Sardegna, alla ricerca dei saldi, anche se partono ufficialmente il 5 di gennaio. I commercianti naturalmente sperano di accaparrarsi ancora i clienti e i turisti magari presenti nell'isola, ma Federconsumatori prevede un calo nelle vendite. Vediamo. Chiuso il periodo natalizio di acquisti vorticosi, spesso effettuato all'ultimo minuto, i consumatori ora volgono lo sguardo alle vendite in saldo, mentre i commercianti sperano di attrarre chi rimarrà nell'isola in vacanza fino alla Befana. In Sardegna i saldi inizieranno il 5 gennaio, ma secondo la Federconsumatori non ci sarà un boom degli acquisti. La spesa media per famiglia prevista è infatti pari a 178,60 euro, il 3% in meno rispetto a gennaio 2022. Sono cifre che tengono conto degli estremi opposti. Ci saranno infatti famiglie che spenderanno molto di più e chi invece non spenderà affatto. Pesa il rincaro delle bollette e gli aumenti generalizzati dei principali beni essenziali. In realtà i saldi oggi sono meno attrattivi rispetto a qualche anno fa. Tra vendite online, Black Friday e altre iniziative per attrarre i clienti, i consumatori riescono a trovare spesso il modo per fare acquisti a prezzi scontati, facendo perdere potenzialità alla tradizionale stagione dei saldi. Va anche detto che il clima mite di questo inverno ha scoraggiato, almeno in Sardegna, l'acquisto di abbigliamento e accessori per il freddo e in generale il commercio di vestiario sta subendo da anni un continuo calo. Ad ogni modo è sempre utile tenere presente alcuni consigli per non incappare in fregature. L'articolo 15 del decreto legislativo del 98 dispone che il cartellino debba indicare sia il prezzo pieno che quello ridotto, nonché la percentuale di sconto. Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita, sarebbe inoltre utile separare negli espositori le due categorie di prodotto. Lo sconto riportato sul cartellino è quello che l'esercente è tenuto ad applicare e perciò, se alla cassa venisse chiesto il pagamento di una cifra differente, è opportuno farlo subito presente al negoziante. La normativa vigente obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l'esercente non consenta tale opzione di pagamento, è possibile segnalare l'episodio alla Guardia di Finanza. In linea di massima è preferibile evitare gli acquisti nei punti vendita che non espongono entrambi i prezzi, quello pieno e quello scontato e la percentuale di sconto, nonché diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose, pari o superiori al 60%, dietro a cui potrebbe nascondersi un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto. Secondo giorno del 2023, proviamo a immaginare, a preconizzare come sarà il turismo del futuro, oppure semplicemente di quest'anno. Saranno esperienze, sarà il turismo appunto delle esperienze, anche secondo una ricerca di Booking.com, adesso giorni in natura, anche al limite della sopravvivenza, ma mai sconnessi, ai viaggi virtuali, dalle esperienze adrenaliniche fuori dai comfort o dalla zona comfort di tutti noi alle vacanze nostalgiche. Insomma, che turismo sarà in quest'anno 2023, nel secondo giorno dell'anno? Noi proviamo a dirvelo. Andiamo a vedere. La parola d'ordine è esperienza, singolare e creativa in linea con il contesto globale, le priorità personali e le esigenze di vita. La tendenza per i viaggi dell'anno, che ormai è iniziato, è dunque questa: adrenalina ma anche comfort e poi metaverso e sostenibilità. L'una non esclude l'altra, perché secondo quel che pensano i turisti intervistati da Booking.com e poi finiti nel sondaggio sul trend Topic 2023, la maggior parte, addirittura più del 70%, ritiene che valga comunque la pena viaggiare, nonostante la situazione di instabilità globale, i prezzi alle stelle, la guerra e l'inflazione. Un dato incoraggiante che fa ben sperare per i prossimi mesi come consolidamento definitivo del settore turistico, dopo un 2022 di ritorno, seppur trionfale, di vacanze e spostamenti. Ma come si viaggerà? Quali saranno le motivazioni e quali le esperienze maggiormente richieste dai viaggiatori nel 2023? Stando ai risultati della ricerca condotta dalla piattaforma digitale di prenotazioni di viaggi, quest'anno si assisterà ad un cambiamento radicale delle tendenze. Molti viaggiatori rinunceranno alle classiche vacanze per vivere esperienze reali e concrete in natura, anche per mettersi alla prova, imparare nuove tecniche di autosufficienza e sopravvivenza, insomma, sperimentare.
Il desiderio dei travelers contemporanei infatti sembrerebbe essere quello di riuscire a conciliare in viaggio le loro priorità con le esigenze del quotidiano. Ecco allora che alcuni si cimenteranno con il metaverso e la realtà virtuale per cercare ispirazione per le proprie vacanze, oppure opteranno per il viaggio nostalgia alla ricerca di luoghi che evochino altre epoche e ricordi piacevoli. Bene anche le vacanze modello benessere, quelle wellness travel per lo spirito e per il corpo, e poi una conferma: la crescita del turismo all'aria aperta, lento e sostenibile, ricco di esperienze, di bellezze naturali, di piccoli borghi e di città d'arte. Un turismo, insomma, a misura di Sardegna. E va bene il metaverso, vanno bene i social, ma il nostro consiglio è sempre conoscere da vicino e dal vivo la nostra Sardegna. A questo proposito, una prima volta da incorniciare, a questo aggiungiamo un clima primaverile, quasi estivo di questi giorni. Bene, Foreste Aperte fa centro al suo esordio, centrata appunto quella visione di far scoprire e valorizzare luoghi e natura, sport, cultura gastronomica e anche ambientali. Andiamo a vedere. Sarà il tempo, inteso come temperature, sarà quel senso azzeccato, voluto e studiato di scommettere sul territorio e le sue bellezze. Sarà che la prima edizione di Foreste Aperte, promossa dal Parco Regionale di Tepilora, Regione e Fondazione di Sardegna, ha davvero fatto centro, e che centro, centrata quella visione di attrarre, far scoprire e valorizzare luoghi e natura, aree protette, flora e fauna, gli appassionati di beer watching lo sanno bene, e ancora la musica e le tradizioni, i comuni, Posada, Biti, Torpello, De, con la loro storia e cultura enogastronomica, insomma, saccheggiando dal vocabolario dei luoghi comuni del football. Buona la prima, anche perché Foreste Aperte ha inaugurato prima e certificato poi la strada del turismo esperienziale, connesso e allargato a una fenomenologia di partecipazione. Partecipazione attiva, dal basso, come quella che lega lo sport al territorio, ovvero arrampicate o escursione a piedi o in bicicletta, in questo caso meglio la mountain bike, oppure la ricerca e la scoperta delle zone umide del delta di Rio Posada, stagni e borghi. Da qui l'immancabile foto, clip, reel o stories da pubblicare nei social, e Pinterest fa concorrenza questa volta a Instagram. Foreste Aperte dunque da replicare, un lavoro corale, anche perché l'esercito di volontari, associazioni sportive, pro loco, associazioni turistiche, guide e altri attori istituzionali, la CEAS e l'Agenzia Regionale Forestas, hanno davvero combinato, allestito e messo in piedi un programma eterogeneo, con spazio dedicati ai bambini e alla cultura ambientale, che non fa mai male. Laboratori, dove la cucina è quel senso di esperienza, tradotto, far vedere come nasce la pasta dalla produzione artigianale al piatto, rendono il viaggio nella foresta suggestivo e accattivante, unico per gli appassionati di natura e storie. Storie e natura di Sardegna, la nostra. Obiettivo dunque centrato. Lo sa bene la sindaca di Lode, Antonella Canu. Iniziative simili hanno una doppia valenza: quella di far conoscere il territorio e di coinvolgere le attività locali. Già il patto tra i comuni nel nome della valorizzazione delle proprie eccellenze uniche. Come la ricetta, spiega e racconta Martino Sanna, sindaco di Torpè, è quella della promozione ambientale, di riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Insomma, chiosa una carta vincente da valorizzare ancora meglio anche nelle edizioni future. Già il futuro. Sara Marongio, assessora dell'ambiente del comune di Posada, traccia il bilancio straordinario come partecipazione di famiglie e bambini. Il successo poi è certificato nei numeri e nelle prenotazioni. Infine, la chiusura della storia è affidata al presidente del parco e sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini. L'edizione del 2022 è stata una sorta di anteprima costruita in poche settimane. Ora lo sguardo è rivolto al prossimo anno, su cui si stanno già definendo le date e la fase organizzativa. E a quel nuovo modo, quindi, di costruire e rinnovare la parola turismo. E a proposito di turismo, vanno bene i telefonini, va bene Google Maps, va bene internet, ma provate a pensare a un info point, a un punto di informazione dove ci sono persone reali. Beh, Quartu adesso ce l'ha, andiamo a vedere. A febbraio a Quartu aprirà il nuovo info point, ma non solo. Infatti la struttura, oltre a offrire servizi puramente turistici, sarà anche ufficio anagrafe e URP per i residenti del litorale. La struttura si trova in via Melibodes, nel territorio del Margine Rosso.
Con il certificato che attesta la regolare esecuzione dei lavori da qualche giorno nei cassetti degli uffici del comune, l'infopoint del margine rosso di Quartu è pronto per il taglio del nastro. Una struttura tutta nuova, senza più le assi in legno del soffitto divorate dai tarli e le chiazze di muffa, e giusto per non farsi mancare proprio nulla, con vista a mare. L'edificio potrà essere utilizzato dai comitati dei quartieri che si affacciano sul Golfo Quartese. Il nuovo ufficio turistico ha già gli spazi pronti per erogare nuovi servizi per le migliaia di quartesi che vivono all'altezza della rotonda del Margine Rosso fino a Capitana. Presto sarà installato anche un bancomat del Banco di Sardegna, servizio questo fondamentale, basti pensare che in molti chilometri si contano appena un paio di sportelli per prelevare denaro. Intanto la sfida di Capodanno, avevamo gli artisti da Cagliari a Blanco, a Emma, a Olbia, in tutta la Sardegna, chi l'ha vinta? Andiamo a vedere. Tutte quelle volte che sono stata lasciata persa sola e dimenticata, quando mi hai detto sei sbagliata, ho scritto sempre un'altra storia nuova, ho fatto pace con la mia verità, fatta di ora mia rabbia divina, e pago a caro il prezzo e conto, non me ne sbatto, questo è il viaggio. Sbagliata ascendente leone, il titolo della canzone che ha aperto il concerto di Emma per il Capodanno albiese. Oltre 20.000 le persone presenti alla Molobrin, la cantante salentina, preceduta sul palco da U, si è esibita con il suo repertorio di oltre 10 anni di carriera. Fila i fans più accaniti di Emma con tanto di striscioni elettronici. L'artista durante la serata ha espresso il suo amore per la Sardegna e i sardi. Sì, Bruno, il signore che ci porta in giro da ieri, mi sta insegnando tutti gli accenti sardi. Quando me dicono questo è di Nuoro, questo è di Cagliari, questo che sto facendo è di Olbia o no? È sbagliato? È sbagliato, eh? Beh raga, non potevo essere così perfetta, dai. Vabbè, comunque stasera Olbia è proprio la mia città. Abbiamo conquistato Olbia? Posso ritenermi cittadina onoraria? Quindi posso venire gratis in vacanza? Sì. Diversi siparietti divertenti, dalla videochiamata con la mamma passando per lo spazio karaoke. Grande soddisfazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Setti Munizzi, che ha festeggiato sul palco l'arrivo del nuovo anno. 5, 4, 3, 2, 1! Durante gli anni abbiamo iniziato a pensare che sarebbe stato giusto dare l'opportunità ai nostri concittadini di passare un paio di ore spensierate e soprattutto fare un bello spettacolo. Ci siamo impegnati, la scelta dell'ultimo mandato amministrativo di creare un assessorato ad hoc per queste cose vuol dire che ci abbiamo pensato, abbiamo visto che e funziona la cosa e perciò siamo felici di questo. Alberghi e ristoranti hanno registrato il tutto esaurito durante le festività, con molti turisti che hanno affittato appartamenti nei dintorni di Olbia per trascorrere l'ultima settimana dell'anno grazie al bel tempo e alle temperature al di sopra della media stagionale. Unica nota negativa della serata, allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo pirotecnico è stato offuscato da una fitta nebbia calata sulla città. Bene, io termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Per chi non c'era, c'era la nostra piattaforma social e il sito tcs.tv. Grazie!